Ciao a tutti da Pupi. Allora, oggi ricetta zuppa di patate con salsiccia e broccolo. Andiamo incontro all'inverno, forse, perché qui a Roma ancora fa 26 gradi e quindi le zuppe sono buone, no? Vanno fatte anche più spesso. Vediamo come la facciamo. Perfetto, cosa andiamo a fare adesso? Allora, abbiamo già tagliato a cubetti le patate, ci andiamo a tagliare anche grossolanamente la nostra carota, tanto poi andrà tutto frullato per fare la nostra, no, zuppa di patate. Quindi, carota, mettiamo tutto insieme perché butteremo tutto insieme. Buono, quindi da un sapore. Perfetto, adesso andiamo a prendere la nostra pentola, ci vediamo tra un secondo. Perfetto, abbiamo messo l'olio nella nostra pentola, prendiamo una paletta di legno, ci andiamo un po' a mettere la cipolla a soffriggere. E una volta che soffrigge, ecco qua, la nostra cipolla sta soffriggendo, che facciamo noi? Ci buttiamo tutto il resto. Carote, sedano, patata, la patata. Ok. E ci andiamo ad aggiungere l'acqua all'occorrenza per far diventare la patata morbida. Come ce lo andiamo a fare noi questo broccolo? Ce lo andiamo a fare direttamente in padella perché lo vogliamo lasciare croccante con aglio e peperoncino. Quindi noi ci tagliamo solo la parte che ci interessa, ossia questa qui. Il gambo poi non si butta, perché di solito questo va sempre nel cestino, ma invece è buonissimo e ci faremo un'altra ricetta. Non si butta mai niente. Ora ce lo dividiamo come vogliamo noi. Perfetto, questo ci può bastare per il momento. Perfetto, allora, mentre le nostre patate stanno andando, metto sul fuoco olio, peperoncino, aglio, che lasciamo soffriggere. Oh, che bagno. Ora vediamo, così facciamo prima, vedete come soffrigge bene? Sentite che sfrigolio. Eccoci qua, l'uganica. Come ce la prepariamo? Andiamo a sbudellare, così si prende, si sbudella. Facciamo questa operazione. Dopodiché, una volta sbudellata, ci andiamo a fare tutte polpettine di salsiccia, e poi andiamo a inserire, andiamo a cuocere insieme le patate. Ok, facciamo questo lavoro per tutta la salsiccia che abbiamo, ci rivediamo tra un pochino. Perfetto, ora che ci siamo creati le nostre polpettine di salsiccia, le andiamo a inserire direttamente qui dentro. Le andiamo a cuocere qui. Perfetto. Allora, le nostre polpettine di salsiccia sono pronte, le andiamo a togliere e ci andiamo a frullare per creare la nostra zuppa. Perfetto, allora le nostre patate sono pronte e ce le andiamo a frullare per creare. Perfetto, allora andiamo a impiattare la nostra zuppa di patate. Allora, nel fondo mettiamo la nostra zuppa. Ok, perfetto. Andiamo a posizionare le nostre polpettine. E voilà, 3 e 4. Ci andiamo a mettere il nostro broccoletto
molto croccante. Ecco qui, ma non è finita qui, perché ci andiamo a mettere anche l'olietto della cottura dei broccoletti, aglio e peperoncino, e voilà. E per finire una grattatina di pepe. E adesso che succede? Che ce lo andiamo ad assaggiare. Eccoci qua, il nostro piatto è pronto per assaggiare. Mi serve un cucchiaio. Eccolo. Andiamo ad assaggiare. Zuppa, parte croccante, scusate col dito. Salsiccetta. Buonissimo. Eccezionale. Ciao.